qui a New York, fa parte di un progetto che abbraccia un po' tutta la storia dell'immigrazione italiana nel contesto ideologico, mentre dal punto di vista pratico sono qui anche per cercare di realizzare un progetto artistico che è propriamente mio, nel senso di riuscire in ciò che mi caratterizza come professione, nel senso di maestro d'arte. L'iniziativa è diretta praticamente ai giovanissimi, agli adolescenti, ma anche agli adulti, e in particolare ciò che ci preme, almeno a me personalmente, è propriamente portare a conoscenza le sensibilità che sanno poco in merito a quello che è il Rinascimento italiano. Praticamente c'è una connessione fra quello che è il Rinascimento italiano e la scoperta dell'America. Quindi questa forma di connubio, di parentela fra questi due periodi storici rende interessante il dialogo, il progetto, la proposta che stiamo per iniziare qui in New York, propriamente in Camden Street. E insieme a questo appunto faremo classi di arte dove il contributo che sarà dato dagli studenti sarà dedicato propriamente alle problematiche, a quelle circostanze, a quelle situazioni in cui si trovano ancora numerosi migranti. Chissà, non sono più gli italiani, ma sono los hispanos o altri, per dargli una mano dal punto di vista economico. Quindi i fondi saranno diretti in beneficio di questi. Giambattista Scalabrini was a very modern man because he was involved in challenges and problems that we are facing even today. First of all, for instance, he was very concerned about the workers and the whole problem of working people in the late 1800s. He was very concerned about the young ladies going to Turin to clean the rice field. He was very concerned about the handicapped, deaf and dumb children that were not educated in those days. And he was able to start an institute to educate these young men and women that practically in those days were just shut out of society. But most of all, he was interested in his own people that were going from Italy to the Americas, because there was no food, there was no work, no jobs, and they were coming to a totally foreign country, and they were coming facing insurmountable difficulties because of many reasons. He was right into the whole society, the whole problem of working people, poor people, handicapped people, and finally the migrants. In 1901 he came to the United States, and he visited also Theodore Roosevelt, the president at that time, and he demanded a commission to investigate Ellis Island because he saw that the immigrants were maltreated. Actually, they were treated very, very poorly. And the week after his visit, a commission came to Ellis Island to investigate. He visited about 20 different cities, and he was really accepted and welcomed almost as an emissary, as a representative of the Pope. In 1904, he went to Brazil and he caught a sickness, and he died at the age of 64. But in that short time, he had accomplished a lot. One of the things that many times we do not remember of Blessed Scalabrini is his passion for catechism. When he was still a young priest, he wrote the first catechism for children. And he organized the first congress, catechetical congress in the Catholic Church. Abbiamo già un'esperienza alle spalle di questo, che è propriamente la nascita dell'Accademia di Arte Giovanni Battista Scalabrini. È un'accademia che esiste da 15 anni oramai, con l'arrivo personale mio in Venezuela, nelle comunità italiane venezuelane, i quali mi avevano contrattato per affrescare appunto questa chiesa importante per loro, e naturalmente per la Chiesa cristiana.
quindi lì nasce un po' la curiosità in questi paesi latino, come il Venezuela, di conoscere la tecnica del fresco, una tecnica che ormai da pochi portata avanti in quanto un'arte celebrativa, cioè una tecnica celebrativa che veniva usata nei grandi edifici, negli edifici con una funzione propriamente istituzionale. Oggi l'arte si è spostata su altri binari, per cui percorre altre strade, ma comunque è sempre una tecnica importante, una tecnica da conoscere, e attraverso questa si realizza appunto quello che è il superamento del tempo come condizione che fa anche parte della ricerca dell'arte in quanto tale. Scalabrini è definito padre degli emigranti perché ha accompagnato tutta questa condizione di peregrinazione e di difficoltà agli emigranti italiani prima, aprendosi poi universalmente a tutti i paesi del mondo, quindi a tutte le nazioni e a tutte le razze. E c'è anche un fatto di azione concreta verso una situazione che nel mondo si rinnova e si ripete costantemente. Noi vediamo come adesso la primavera africana, si parla di primavera africana verso l'Europa, e quindi ci richiama alla memoria quello che è stata l'immigrazione storica. Now, we as a Scalabrinians, we try to imitate him. It's difficult to imitate such a great man, such a holy man, but at the same time we try to follow in his footsteps. Il bisogno, la necessità lo spinge a creare due congregazioni, una di missionari appunto sacerdoti, l'altra di laici scalabriniani, laici che possono aiutare i sacerdoti laddove sono le missioni, laddove sono gli emigrati che lavorano e che hanno bisogno di integrazione sociale, quindi aiutarli nella lingua, aiutarli a integrarsi socialmente, a far parte di un nuovo popolo, quindi è un po' come rinascere, non è cosa molto semplice. Ecco per cui nel suo complesso Scalabrini abbraccia una problematica che è enorme ed è necessario conoscerla oggi come oggi, che l'emigrazione è ritornata a essere quasi, non dico di moda, ma in voga. My simple humble experience is very very beautiful because I had the opportunity to meet different cultures, different languages. In my younger years I went to Mexico for 2 years and there I discovered the whole beauty of the Latin American culture, which then was for me very precious in my ministry the rest of my life. I went to Canada, both in Toronto and Montreal. It was a great experience. Then I went to Haiti. In Haiti, you know, very different situation. We started a school for children because there the children had no school. We started a clinic. I helped building that clinic. And right now, the school has about 600 children. The clinic has about 120, 130 visits every day. And this is all, says, voluntary. Doctors are working there as missionary. Teachers are, local teachers, paid very, very little. Sisters are working there, priests. And now they even started a new project, building new communities. So I say, Scalabrini is very modern man. I think we Scalabrinians, we have to follow this great example, but also we have to feel very happy because today, practically we are in the same situation. Problem with work, problems with poor people, handicapped people, and problem with the immigrants. We have 11 million people in this country, 11 million people. That are our brothers and sisters, and they have no rights. It is something that we cannot accept. An injustice that we have to correct right here in our country. And if we want, we can. Yes, we can. But especially, we have to repeat this, that our leaders, they have to have this type of conscientious obligation to adjust, to fix this immigration system, which is causing so much pain, so many troubles to so many people. Jesus said, I was a stranger, and you did not accept me.
tutto ciò che è il mondo della creatività e della positività proiettato al bene come condizione di sviluppo futuro, ecco, questo è tutto ciò che può far parte anche di Francesco Santoro. Questo fatto che questo carisma include non solamente l'orazione, ma bensì anche l'azione in quanto tale, ecco che allora ti affascina ancora di più. Quindi non è stata una scelta in quanto tale, ma un incontro con questo personaggio della storia. Più conoscevo Scalabrini, più sentivo di conoscere me stesso.